Buongiorno Stefano, benvenuto al nostro caffè. Senti, Ciao Francesco, buongiorno. io stamattina vorrei parlare di un tema, come dire, che credo che sia centrale in questo momento a livello di neuropsichiatria infantile, non solo per la sua, come dire, diffusione, ma anche per, purtroppo, per i correlati che ci possono essere nell'esordio o nella manifestazione di disturbi di tipo psichiatrico. Mi riferisco al tema dell'uso di sostanze, che sta diventando un fenomeno di una, come dire, gravità terribile. Cioè, sempre più, parlo anche della parte adulta, i malati che arrivano in pronto soccorso, che vengono ricoverati, che chiedono aiuto anche ai servizi territoriali, sono persone che fanno uso di sostanze. Tra l'altro sostanze estremamente pericolose, sostanze di sintesi, sostanze che sono sempre più facilmente ritrovabili e che stanno cambiando come dire, l'espressività del disturbo mentale. E creando un problema che è anche un'emergenza di tipo sociale, credo. Vogliamo provare un po' a parlarne? Sì, guarda, ti ringrazio perché questo è un tema assolutamente centrale, come dicevi tu, per quello che riguarda la salute mentale in generale, ma la salute mentale dei minori in particolare, mi verrebbe da dire. La grande diffusione delle sostanze e, come dire, l'anticipazione, progressiva di incontro tra bambini e sostanze, non uso a caso la parola bambini, è probabilmente uno dei motivi, il motivo principale per cui noi stiamo assistendo da 10-12 anni a questa parte a un grande aumento di richieste di aiuto per disturbi mentali, quindi la salute mentale viene messa fortemente in discussione. Ti do un dato perché so che poi i numeri fanno sempre audience, insomma, però. Noi intendo il Bambino Gesù, l'ospedale Bambino Gesù, un grosso centro pediatrico, ospedale pediatrico, ha un pronto soccorso e il pronto soccorso accoglie anche casi di psichiatria. Bene, nel 2011 le richieste di consulenza per la psichiatria in pronto soccorso sono state poco più di 150, 155, 2011, 150. Nel 2018, quindi anno pre-pandemico, abbiamo superato quota 1000. Quindi c'è stato in quegli anni un aumento esponenziale. Con il Covid nel 2021 ne abbiamo fatte 1800 e rotti, 1840 credo. Quindi siamo passati da circa 150 consulenze in un anno a oltre 1800. È una esplosione di casi mentali. Perché? Perché c'è una grandissima diffusione. Uno dei motivi, non sarà l'unico certamente, ma uno dei motivi fortemente chiamati in causa è la grande diffusione di sostanze e il fatto che i ragazzi si fanno sempre più precocemente. Oggi l'incontro tra ragazzini e sostanze avviene in prima media, con i cannabinoidi. C'è questa distinzione che vale per gli adulti. Droghe leggere, droghe pesanti, non vale per i bambini e gli adolescenti perché, come sai, quella è un'età in cui il cervello ha una forte spinta maturativa, le aree della neocorteccia, soprattutto aree frontali, hanno una forte spinta evolutiva e maturativa. La possibilità che il cervello entri in contatto in quel periodo con sostanze psicotrope ovviamente altera questo processo di maturazione e può soprattutto alle persone che hanno una vulnerabilità biologica, esitare, cioè dare alla manifestazione di disturbi mentali. Sappiamo da molti studi che, ad esempio, l'uso di cannabinoidi in epoca precoce anticipa di almeno 2 anni l'esordio di schizofrenia. Quindi la grande diffusione, disponibilità di sostanze, la grande come dire, tendenza ad anticipare l'uso di sostanze nei minori è uno dei temi su cui noi abbiamo acceso i riflettori per spiegare il grande aumento delle crisi. Quindi le sostanze sono un tema. Poi c'è un altro problema nel problema, e cioè che i ragazzi quando si fanno, per lo più si fanno di molte cose insieme, cioè non si fanno solo di cannabinoidi, e spesso i cannabinoidi non sono quelli che usava la mia generazione negli anni 70 in cui i
il principio attivo era 70 volte meno potente di quello che oggi è ottenuto da selezioni delle piante o comunque da processi chimici che vengono innescati per la produzione appunto di sostanze psicotrope. Ma si fanno di molta roba e quindi si fanno di cocaina, si fanno soprattutto di pasticche chimiche, spesso noi non sappiamo neanche qual è il principio, no? Perché ne vengono prodotte di continuo ogni giorno e spesso inondano il mercato le sostanze. E poi associano spesso i ragazzi alle sostanze anche l'alcol, che è un elemento che moltiplica l'effetto delle sostanze in sé. Quindi, come vedi, è un panorama piuttosto ampio. Non devo pensare che ci ascolta che sia un fenomeno limitato a poche singole unità. In realtà, i ragazzi che fanno uso di sostanze, almeno in modo occasionale, è quasi ormai al 50% della popolazione giovanile, fascia d'età per fascia d'età. E quindi è un fenomeno molto diffuso su cui forse dovremmo interrogarci, magari poi ne parliamo nel corso di questa nostra chiacchierata, qual è il modo migliore per contrastare questo fenomeno. Però è un tema centrale per la salute mentale. Ecco, entriamo un po' nel merito di questo tema, cioè io credo che il vero problema non sia purtroppo quello certo, è indispensabile, del contrasto dello spaccio, cioè un intervento di tipo statale che sicuramente si tenta di fare, voglio dire, con tutti i limiti che ci sono in questo tipo di intervento, cioè voglio dire, siamo di fronte ad organizzazioni criminali che si organizzano, voglio dire, il contrasto sicuramente c'è. Ma non credo che sia il punto cardine. Io ho l'impressione che il vero contrasto sia nel cogliere l'esordio, cogliere l'inizio, cogliere il cambiamento. E questo, siccome tu giustamente hai parlato di una diffusione così massiccia, è un fenomeno democratico, dico io, cioè coglie tutti gli strati sociali. Non vi è uno strato sociale particolarmente, credo, colpito, ma è diffuso in tutte le famiglie, con tutti i livelli di, diciamo, di istruzione, con tutti i livelli anche di reddito. Detto questo, io credo che sia il problema è quello di cogliere all'inizio questa difficoltà e cogliere quindi i segnali. E quindi ho l'impressione che un ruolo fondamentale lo giochi la famiglia, che dovrebbe essere colei che in qualche maniera porta all'attenzione dello specialista, del medico di famiglia, del pediatra, il problema per cercare di trovare, ove possibile, una soluzione, senza immaginare soluzioni magiche. Questo lo dico per chi ci ascolta, perché la tossicodipendenza è qualcosa che ha a che fare con sostanze molto potenti e quindi, come dire, è molto potente la sostanza e quindi è molto difficile contrastarla. Però si può fare qualcosa, certamente si può fare di più se si coglie all'inizio. Ecco, cosa si può dire alle famiglie per cercare di cogliere il momento in cui chiedere aiuto in questo senso? Guarda, è centrale, quello che tu hai detto lo condivido e lo sottoscrivo in pieno. In un libro che ho pubblicato recentemente, si intitola Bambini autonomi, adolescenti sicuri, cerco di esprimere proprio già nel titolo questo concetto. Noi dobbiamo preoccuparci di dare ai nostri figli delle risorse di discernimento fin dalla tenerissima età. Noi non possiamo pensare che un adolescente impari all'improvviso una serie di condotte, apprenda una serie di condotte e anche a saper individuare potenziali pericoli di alcuni comportamenti se non lo educhiamo fin da piccolo. E se fin da piccolo non lo educhiamo anche a gestire la frustrazione, nel senso ad esempio di sconfitta, di perdita, di dover posticipare la gratificazione. Perché vedi, molti adolescenti arrivano del tutto impreparati a un'età che è particolarmente critica, bellissima, piena di possibilità, ma anche certamente, non voglio dire difficile, però pone dei cambiamenti, la necessità di alcuni cambiamenti e di adattarsi a questi. Ecco, allora, dobbiamo educare fin da piccolissimi i bambini a non gratificare. A non cercare all'esterno delle gratificazioni delle proprie
senso di sconfitta, di difficoltà o di necessità di aderire in modo acritico al gruppo. E questo è l'importanza dei percorsi educativi. È un elemento su cui io davvero stresso molto. È impensabile che gli adolescenti che sono cresciuti senza regole acquisiscano all'improvviso una capacità di discernimento. Però poi ci sono altri aspetti che secondo me su cui dovremmo ragionare, e cioè ad esempio una corretta informazione. Io rimango stupito quando incontro i ragazzi e parlo con i ragazzi, del livello di inconsapevolezza che hanno. Anche sugli effetti dannosi che possono provocare alcune sostanze. Questo non vuol dire fare del terrorismo, vuol dire fare informazione. Quando io vado nelle scuole dico sempre: guardate, se volete fare una canna, fatevela, ma almeno cercate di capire che cosa c'è dentro quella roba che vi prendete, perché spesso, ad esempio, è tagliata con altre sostanze che sono ancora più dannose. Cosa può fare una famiglia? Beh, occhio ai cambiamenti. Quando un figlio che è stato uno sportivo, magari aveva un buon rendimento a scuola, aveva un sacco di amici, tendeva a uscire, a stare in mezzo agli altri, comincia a essere più cupo, abbandona tutte le attività che faceva, è più irritabile, diventa intrattabile, addirittura oppositivo, se non violento. E questi comportamenti perdurano nel tempo, cioè sono presenti per molto, molto tempo. Beh, io fossi un genitore mi preoccuperei e preoccupandomi chiederei aiuto, non c'è niente di male, cioè chiedere la possibilità che uno specialista, uno psicologo piuttosto che un neuropsichiatra infantile possa essere consultato per capire se qualcosa non va, se c'è qualcosa che non va. L'altro protagonista di tutta questa storia però è la scuola, e magari ci torneremo, perché la scuola è il luogo dove si può, dove intanto dove circola più roba, no? Ormai davanti a tutte le scuole medie ci sono gli spacciatori. Ora generalizzo, perdonami, ma insomma per dire che è un fenomeno in grande diffusione. La scuola può fare informazione corretta, la scuola può proporre dei modelli corretti. Questo non vuol dire che la scuola quindi si sostituisce al ruolo fondamentale, lo abbiamo detto che la famiglia ha, ma questo vuol dire che la scuola può essere un elemento che favorisce la conoscenza e quindi in qualche modo aumenta la consapevolezza anche dei comportamenti che i ragazzi possono mettere in atto. Ecco, io credo che, come dire, questo tema, forse ho il timore, e questa è l'ultima domanda che volevo farti, che in realtà rischi di essere costantemente sottovalutato. Cioè, quanto noi ci troviamo di fronte a far crescere delle generazioni di persone, come dire, con gravi disturbi del comportamento collegato alle sostanze, con conseguenze per tutta la loro vita, credo che sia un po' sottovalutato. Prova un pochettino a dare il messaggio da portarsi a casa a chi ci ascolta su questo tema, perché mi sembra veramente centrale, non solo per la neuropsichiatria infantile, ma anche per la psichiatria degli adulti, in quanto poi noi, come dire, psichiatri degli adulti, prendiamo le conseguenze di questi, di queste condotte. Sì, ancora una volta, informare senza fare del terrorismo non è una cosa facile, ma questo sarebbe davvero molto opportuno. E poi, non ne abbiamo parlato, ma c'è una responsabilità dei genitori anche nel trasmettere dei comportamenti di dipendenza. Ora, anche qui non voglio passare per bacchettone, ci mancherebbe altro, però quando noi io incontro molti genitori che si fanno le canne con i figli. Ecco, è un messaggio che passa un po' di responsabilità. Io capisco qual è l'intenzione di questi genitori, no? È di dire: beh, è meglio che lo fa con me che fuori. In realtà, intanto è un fenomeno che quando parte diventa poco controllabile. Gli effetti che noi siamo abituati a vedere sugli adulti di alcune sostanze, lo dicevo prima, non sono gli stessi sui giovanissimi, anche di questo i genitori devono essere assolutamente consapevoli. E poi anche qua, forse lasciare un minimo di spazio di trasgressione, ma con vigilanza da parte dei genitori sarebbe particolarmente importante. Io credo che informare senza fare terrorismo e poi proporre dei modelli positivi piuttosto che dei modelli
invece più discutibili da parte dei genitori sarebbe davvero particolarmente importante. Condivido in pieno questa tua opinione, credo che in fondo è difficile a volte fare i genitori, ma come dire, il buon senso dovrebbe portarci ad abbracciare in pieno le tue parole nella speranza che ci ascoltino. Ti ringrazio, alla prossima! Grazie Ciao! a te. Ciao.